Tutti colpevoli, secondo il GUP, ma con pene ridotte. Gli 86 anni complessivi di reclusione richiesti dal procuratore capo scendono a 65 anni di pene complessive inflitte alla gang romena che il 23 settembre del 2018 compì a Lanciano la violenta rapina nella villa dei coniugi Carlo Martelli e Niva Bazzan, alla quale venne mutilato l'orecchio destro mentre il marito fu pestato a sangue. I banditi cercavano una cassaforte che però non c'era. Il GUP Giovanni Nappi ha emesso la sentenza nel primo pomeriggio, infliggendo le condanne più severe per il violento della banda Alexandru Colteanu, con 15 anni e 4 mesi di reclusione, e al capo del gruppo criminale Marius Martin, con 11 anni e 4 mesi. Le altre pene sono di 10 anni ciascuno per Aurel Ruset e Costantin Turlica, che secondo la ricostruzione del PM Mirvana Di Serio entrarono in villa dopo l'irruzione fatta da Colteanu e Martin. E ancora, per i due pali autisti, pene diverse. Cosmin Turlica, fratello di Ion, condannato dal GUP a 9 anni e 4 mesi, mentre per Bogdan Ghiviziu, che tentò di darsi alla fuga nelle campagne di Sant'Onofrio, 8 anni di reclusione. Il patrigno di quest'ultimo, George Iacota, accusato di favoreggiamento per aver aiutato Ghiviziu a fuggire, ha ottenuto le attenuanti generiche, unico dei 7 imputati al processo celebrato col rito abbreviato, e condannato a 10 mesi di reclusione, pena sospesa. Tutti i legali hanno annunciato il ricorso in appello. Le motivazioni sono attese tra 15 giorni. I primi 6 imputati erano accusati di concorso in rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di arma in relazione ad una roncola di 12 cm con la quale venne mutilata la Bazzan. Colteanu, pena richiesta dal PM 18 anni di reclusione, ha reso dichiarazione spontanea in aula, ribadendo di avere un alibi per quella notte nell'hotel Alba. L'integrazione probatoria era stata già respinta dal giudice a inizio dell'udienza. Il difensore Rocco Ciotti ha chiesto l'assoluzione piena. Il giudice, ciononostante, ha ritenuto di non dover svolgere quegli ulteriori accertamenti che noi abbiamo sollecitato come potere e dovere del magistrato, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 441,5 del codice di procedura penale, e quindi giunto alla decisione. Di fronte a queste condanne, di fronte al prospettato alibi, anche solo un giorno di reclusione, se vi fosse la possibilità appunto di dimostrare la colpevolezza, l'innocenza del Colteanu, sarebbero comunque ovviamente troppe. Per tutti gli altri imputati il collegio difensivo ha chiesto pene più eque in merito al reato di rapina, ma l'assoluzione per il sequestro di persona e le lesioni gravi. In pratica tutti hanno respinto l'accusa di aver usato violenza nei confronti dei coniugi Martelli, il difensore di Martin, Andrea D'Alessandro. Sicuramente ci dovrà essere un'ulteriore rivisitazione da parte dei giudici di appello, perché la riteniamo ancora un po' alta. Come dicevo ai vostri colleghi, io penso che ciascun cittadino di questo paese, il bellissimo paese, voglia essere giudicato per i fatti che realmente ha compiuto, e dalle carte del procedimento non è emerso chissà quale responsabilità da parte del Martin, e questo andremo a sottolineare dinanzi alla Corte di Appello. Quindi per noi, per questa difesa, la pena è abbastanza elevata, ancora elevata. Confidiamo nella giustizia e per addivenire a quello che effettivamente spetterebbe come pena al mio assistito. I fratelli Turlica sono stati difesi dall'avvocato Roberto Crognale. E già da oggi si è capito che sono stati un po' rideterminati i ruoli, sono state chiarite molte circostanze e è accaduto quello che noi ci aspettavamo accadesse già dall'inizio, e cioè che venisse dichiarata la diversa responsabilità per i diversi compartecipi. I fratelli Turlica è chiaro che non festeggiano oggi, però aspettando le motivazioni, aspettando il processo che si terrà all'Aquila in Corte d'Appello, sono fiduciosi. Per il fiancheggiatore, infine, l'avvocato Vincenzo Mencuccini attendeva l'assoluzione. Ritengo, insomma, che ci siano buone possibilità che poi in appello si possa giungere sicuramente ad una sentenza assolutoria.